Ragazzi, ma sapete che ultimamente ho visto i video di Johnny Crick, non so se lo conoscete. Johnny Crick? Quello che fa i commentary? Sì, quello lì. Ah, sì, ne ho visto un paio. No, io non seguo i commentary. No? No, non mi piace. Dovresti cominciare perché sono veramente bravi. Lui è specialmente... poi fa scassare a morire da ridere. Potremmo crearne uno noi. Un canale. Non sappiamo come si commenta. Ah no, ci proviamo per divertirci. Si può fare, sì. Come potremmo chiamare? Hazard. Una cosa con cinema. No, no. Mi viene male. Cinema. Game. Italian cinema, Italian. Italian cinema. No, molto patriottico. Banale. Gaming, bello. Qualcosa con gaming. Lineage gaming. No, ma no. Vi ricordate quell'account che avevamo fatto per la PlayStation? Quello shared. X-shared. Perché usavamo in tre. Sì. Prova a vedere YouTube, già. Prova. Shared. Sì. Va bene, ma a questo punto come dovremmo chiamarlo? Shared. Shared Gaming. Sì, prova a vedere. Shared Gaming. Shared Gaming è bello, mi piace. Allora, andiamo a vedere se c'è Shared Gaming. Già occupato Share Gaming. Come è occupato? Su YouTube ogni fottuto nickname è già occupato. Che alternativa troviamo? Prova a modificare, metti dei numeri, non so. Così a caso, già. Dobbiamo pensare a qualcosa veramente di ingegnoso. Ho trovato! Cosa? Ciao a tutti ragazzi, qui è Nicky Box. Qua FaviJ, siamo due ragazzi di 16 anni di due. Abbiamo appena iniziato abbiamo appena aperto questo canale The Share Gaming, appunto perché vogliamo, essendo due giocatori abbastanza esperti di FPS, i giochi di guerra, tra cui Battlefield e Call of Duty, abbiamo deciso di appunto creare questo canale dove facciamo solo commentary. Per il momento cioè, tra l'altro secondo me è una delle armi più belle del gioco, secondo te, riuscissima. È una delle più forti, una delle più belle. Vista parte della mappa che stiamo giocando in corsa, la presentazione l'ho rubata a colui che è con me oggi a commentare questa partita, ovvero X-Type. Insomma, rubata comunque. Infatti ciao, qui con noi. Da più che ospite speciale direi un ospite imbucato. Imbucato. No, imbucato. Dai. Io ti piace dirlo. Ti seguivo da tanto tempo e non vedevo l'ora di fare un mentre insieme a te, dai. Niente, abbiamo fatto questo video perché chiaramente vogliamo ringraziarvi dei 1000 iscritti, un traguardo veramente che penso ogni community di YouTube spera di raggiungere, e noi abbiamo avuto la fortuna di raggiungerlo. Perché... Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo primo video della serie di Minecraft Naufraghi. Io sono FaviJ e qui con me c'è il solito è Pulpo.
ciao a tutti ragazzi, siamo partner di YouTube. Vai così ragazzi. Vabbè dai, adesso vi introduco un attimino al gioco, che come avete potuto sentire nel discorso di Ezio, introdotto da qualche, anche da ai buffo e con sua mamma che dovevano colloquiare. Comunque questo, oddio, ma che posto sono capitato? Beh ragazzi, sono FaviJ e con me ci sono iPuffo e NikiBox. Allora, come avete potuto vedere in questi primi 8 minuti circa di video, abbiamo preparato questo special perché veramente volevamo ringraziarvi per tutto il contributo che ci avete dato, per le motivazioni che ci avete dato per continuare appunto a portare avanti The Share Gaming, il progetto intitolato The Share Gaming, così si può dire. E veramente vi ringraziamo per averci fatto arrivare fino qui e spero abbiate gradito quello special che abbiamo fatto all'inizio, soprattutto quel primo live dove ci siamo fatti vedere per la prima volta ed è stato è stata una cosa molto imbarazzante, però boh, ci siamo fatti decisamente speriamo di avervi strappato qualche risata, diciamo. Vabbè dai, noi ci siamo divertiti a farlo e penso che sia quello che conta alla fine, sì. Però boh, poi anche molto ridicoli sotto alcuni punti di vista, però. Ma non importa, sì dai, fatto così era bene meglio, ma è venuto secondo me abbastanza bene. Comunque, come avete potuto leggere nelle note che ho inserito prima, ci troviamo di fronte ad una seconda rivoluzione del The Share Gaming, rivoluzione nel senso che cambieranno un bel po' di cose. Nella prima abbiamo cambiato, diciamo, tipo di video, nel senso abbiamo iniziato a fare le serie. In questa seconda rivoluzione cambieremo tutto quanto e adesso vi spiego che cosa cambieremo. Allora, rivoluzione, con rivoluzione appunto intendo che aggiungeremo dei particolari, ovviamente migliorando il canale, e le cose che aggiungeremo... Ah, una cosa mi sono dimenticato di dire. Avevamo fatto un pezzettino registrato, questo qua che state sentendo, più che altro adesso dovrebbe essere un live, solo che non l'ho messo perché non si sentiva bene l'audio, quindi siamo stati costretti a riregistrarlo e vabbè, magari faremo altri vlog in futuro. Comunque, stiamo facendo così perché avevamo già registrato ma non si sentiva bene. Comunque, ritornando al discorso di prima, le cose che aggiungeremo, allora innanzitutto cambieremo il modo di commentare. Commenteremo in modo più divertente, quindi sarà molto più piacevole per noi e per voi, sarà più divertente. E inoltre il pezzo forte è che aggiungeremo delle nuove rubriche. Le nuove rubriche quali saranno? Allora, le rubriche praticamente sono tipo delle serie, delle categorie di video, così si possono essere definite, che comprendono solo determinati tipi di video. Ad esempio, vi faccio un esempio, Giochi nel buio è una rubrica che tratta soltanto di videogames horror. Allora, le rubriche che tratteremo, allora innanzitutto, non è una rubrica, ma Niki deve finire di fare il walkthrough, giusto? Esatto, devo finire di fare il walkthrough di Ghost Recon, esatto. E le rubriche che andremo a trattare invece sono quattro. Allora, una è di iPuffo, se vuoi introdurla tu. Sì, il titolo devo ancora vedere un po', di trovarlo. Comunque tratterà di un po' in generale di ogni singolo genere videoludico, partendo da, che ne so, gli FPS, ai mobile, ai
Affanculo, è morpeggio, sì. Facciamo così. Sì, adesso la sigla devo rivedere. Sì, comunque è quello lo scopo. E ogni video tratterà lungo 6-7 minuti, adesso vedrò, di ogni genere. Va bene, e invece la un'altra rubrica che conoscete già è quella di Giochi nel buio, che continuerà ad andare avanti nonostante è finito Slender. Ho parecchi altri assi nella manica molto divertenti, quindi rimanete anche sintonizzati per la rubrica Giochi nel buio. E adesso secondo me si arriva ad un pezzo forte, che è la rubrica Retro Games, che ce la siamo studiata un bel po'. Allora, Retro Games è una... ma io direi, prima di mandare la sigla, poi vediamo se capite già dalla sigla. Allora, direi di mandarla, poi fatevi già un'idea, tanto poi ve la descriviamo come possiamo, dai. Via con la sigla! E questa era la sigla di Retro Games. Nel caso non lo abbiate ancora capito, praticamente questa rubrica tratterà di videogames, in particolare della PlayStation 1, comunque videogames che ci hanno segnato l'infanzia, per così dire, che ci ricordiamo, che almeno io mi ricordo che ci giocavo quando ero piccolo, più o meno videogames, sì, come sì, ad esempio, che ne so, Spyro, Crash, Pac-Man, esatto, Crash Bandicoot, eccetera. Bugs Bunny, sì, faremo dei mini, dei commentary, diciamo, su... Ogni puntata sarà un diverso videogame e saranno tutti fantastici, secondo me sarà veramente bella. E niente, invece l'ultima rubrica che faremo si chiamerà TSG Versus. TSG Versus, poi dopo questo Versus verrà messo il nome di un videogame, adesso vi spiego meglio. Allora, in ogni puntata voi nei commenti, questa è la rubrica che interagisce maggiormente con voi iscritti, praticamente voi nei commenti scrivete un obiettivo che noi dobbiamo fare, ad esempio, che ne so... Ovviamente che sia tra... cioè la lista dei videogiochi la scegliamo noi, quindi voi... selezionate un obiettivo da quella lista, esatto, da uno dei videogiochi di quella lista. Noi vi diamo una lista di videogiochi, proprio, che ne so, Mass Effect, Slender, no vabbè Slender no perché li giochi nel buio, Mass Effect, Battlefield, Modern Warfare 3, Portal, videogiochi completamente a caso che mi mettiamo nella lista. Comunque voi dovete scegliere uno di questi videogiochi e scriverci nei commenti. Allora, vogliamo che nel prossimo episodio facciate, che ne so, una double kill in League of Legends nei primi 10 minuti della partita. E noi praticamente nel commento più bello, più interessante, lo sceglieremo e l'episodio successivo lo faremo, cercheremo di portare a termine l'obiettivo che ci è stato detto da uno di voi. E questa è una rubrica che, cioè, faremo tutte e tre, quindi il primo che riesce a fare quell'obiettivo... Sì, carica, esatto, sarà una sfida tra noi tre, agguerrita, ne penso se qualcuno di noi tre riesce. Vabbè, esatto, dai, capitolando, le rubriche sono, Niki che finisce il walkthrough, vabbè non è una rubrica, è un walkthrough, però Niki lo deve finire, poi quella dei Puffo che non ha ancora un nome, quella dei generi di Puffo. Poi Giochi nel buio, che la conoscete già, Retro Games, che avete visto prima la sigla, l'abbiamo spiegata, e questa TSG Versus. Infine vorrei prendermi questi ultimi minuti perché vorrei dirvi soltanto che, oltre al modo di commentare, abbiamo cambiato completamente anche il design del canale. Design del canale nel senso che abbiamo cambiato, allora, il background, che è questo qui che state vedendo in questo momento, che è stato anche aggiunto, è stato anche sostituito, quindi adesso è anche nel nostro canale. E questo background è stato... gentilmente fatto da Soul, che adesso ha cambiato nickname, si chiama Emaz, ed è un grafico veramente, ma veramente gentilissimo, disponibile e serio, quindi ragazzi ve lo consiglio, il link del suo canale lo trovate nella descrizione, è veramente un grandissimo grafico, volevo il background così, lui me l'ha fatto esattamente così, quindi non ho niente da dire, è stato veramente, veramente in gamba, quindi... Al primo colpo diciamo che è riuscito a soddisfare tutti e tre. Sì, e noi ne abbiamo provati tanti di grafici per, sì, il background, infatti, quindi veramente, veramente bravo, complimenti, e il link lo trovate qui sotto nella descrizione. Poi l'intro, molti di voi chiederanno per l'intro, allora ragazzi l'intro è in elaborazione, non è ancora finita, ma vi posso assicurare che non so se proprio entro il prossimo episodio sarà già finita, ma entro i prossimi due video sicuramente c'è, e dell'intro se ne è occupato Decay, che è un grandissimo, grandissimo grafico. Il link lo trovate qui sotto in descrizione, e soltanto che per motivi di tempo non è riuscito a completarla e quindi mi ha passato il progetto, io il progetto l'ho dato ad un altro grafico e qui passiamo a veramente quello che io definirei un dio. No vabbè, io ho passato il progetto, che mi ha passato Decay, che era incompleto perché per motivi di tempo non l'ho potuto finire, io l'ho passato ad Ares, si chiama Ares, è un grafico
che porterà, sta portando in questo momento a termine l'intro, ed è il grafico che ci ha fatto anche l'outro. L'outro invece è finita e completa, adesso a fine video la metteremo. Ares è veramente la persona più gentile e disponibile che abbia mai incontrato su YouTube, perché l'ho stressato in una maniera incredibile per fare l'outro. Gli ho detto di modificare 10.000 cose, gli ho detto di fare 10.000 cose, lui l'ha fatta esattamente come volevo. Ogni minimo dettaglio che gli avevo descritto, lui l'ha fatta così. Quindi ragazzi, Ares, Ares Design, io ve lo consiglio veramente come grafico, è veramente un fenomeno. Le animazioni cinematografiche che fa questo ragazzo è veramente sono veramente qualcosa di incredibile. Il link del canale ve lo lascio qui sotto, iscrivetevi a lui perché veramente merita tantissimo. E inoltre approfitto anche per sponsorizzare il fatto che lui mi ha detto che sta facendo un contest, un giveaway. Adesso io non mi ricordo precisamente, praticamente si vincono dei materiali, degli effetti di luce. Adesso non mi viene... Sì, sono dei materiali, adesso ce l'ho sotto mano, cioè mette in download chi vince il contest delle luci per 5D, dei materiali comunque. Sì, che sono stati progettati da lui, tutti assolutamente fantastici. Ragazzi, partecipate perché veramente questo utente di YouTube, anzi questo grafico, quest'artista lo merita veramente tantissimo. Ti ringraziamo Ares per quello che hai fatto e sei veramente, ma veramente è stato gentilissimo e disponibile. E spero che continuerai così perché sei veramente un grande. Ragazzi, iscrivetevi al suo canale perché è un fenomeno. Bene, direi di avervi stressato già abbastanza, quindi ricapitolando, abbiamo cambiato il background. Ah, un'altra cosa, Emaz ci ha fatto anche la copertina di Facebook, quindi cambierà anche quella. Trovate appunto i canali di Emaz, di Decai e di Ares nella descrizione. E niente, come rubrica ve le abbiamo già descritte, penso non ci sia più niente da aggiungere. Sì, quindi ringraziamo veramente tantissimo per averci seguito per un anno intero, per averci sopportato per un anno intero, e speriamo di regalarvi altri attimi, altri momenti di divertimento con le prossime rubriche, che sicuramente spero che cambieranno completamente il canale e lo renderanno molto, molto più divertente in tutti i sensi. Va bene, direi che il commentary può finire qui. Se avete qualcos'altro da aggiungere. Sì, volevamo, cioè io volevo salutare soprattutto Inve, Borgo, Stone Shadow, Fabio, gli amiconi che abbiamo incontrato su YouTube. Su YouTube, esatto, che ci sono stati i nostri primi contatti. E io vorrei salutare anche se ormai non c'è più, vabbè, non è morto, morto. Non è morto. Ah, ho capito. XXIFE, che esatto. È stato un compagno, diciamo, di YouTube, un coetaneo per così dire del nostro canale, che ha mollato i commentary, però vabbè, è stato un grande amico e noi lo salutiamo lo stesso. Vabbè dai ragazzi, direi che qua può finire. Io direi, nei prossimi video che metteremo, secondo me saranno per le nuove rubriche, appunto, quindi non mancate. E niente, spero che questo video speciale vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Culo. Posso andare? Sì. Cos'è che è? Non siamo neanche partiti, abbiamo detto nulla. Beh, infatti non so gli attori come facciano a non ridere tutto. No, io mi sentirei malissimo. Perché li pagano miliardi. Vabbè, però minchia. Porca puttana. Io proprio così mentre guardo il computer non ha senso. Aerial standing by. Prendere, no. Dai. Aspetta. Aerial inbound. Ah ragazzi, ma sapete che ultimamente... Vedi che sei stupido? Dai, poi mi sto trattenendo tantissimo, è proprio io mi sono trasformato in... È una forza opposta che si oppone, è impossibile. Mi sono trasformato in... come cazzo si chiama? Richard Gere per 2 secondi, che fa? Dai, Nicolas Cage. Aspetta che qua adesso è finito.